Amici di FVG Sport Channel, appassionati di pallacanestro, benvenuti. Siamo al Pallasport di Aquilinia per la Summer League All in Sport 2014, trofeo Graffiti Pubblicità. In campo in questa partita la formazione in maglia bianca, che è la formazione della Megabasket.it, mentre il cameraman si è addormentato. Formazione in maglia bianca Megabasket.it contro la formazione in maglia verde, che è la squadra di Graffiti Pubblicità. 2-2 il punteggio dopo i primi 40 secondi. Andiamo a vedere i quintetti sul parquet. I bianchi sono in campo con il numero 20 Desmarais, Kyle Desmarais, il numero 17 Alexander Desrochers, il numero 15 Chad Gillespie, il numero 21 Courtney Beach e il numero 19 Tim Moses. Mentre la formazione in maglia verde è in campo con il numero 51 Victor Purnell, il numero 57 Jovon, che bel nome, Woods, il numero 56 Joel Almeida, il numero 53 Geoffrey Luzitisa. Già vi avviso che avrò problemi a pronunciare questo nome. E completa il quintetto della maglia verde il numero 55, eccolo là, sì. Demetrios Fugate. Allora, 8:15 al termine del primo periodo. Sfugge anche all'occhio delle telecamere il contropiede realizzato da il numero 7:50 al termine. Allora, 6-2 punteggio, ed eccolo la formazione in maglia bianca, numero 20 Desmarais, che va ad organizzare l'azione offensiva. C'è un doppio blocco per lui, non riesce a servire il pallone. Ci starebbe anche il backdoor per Moses, che di fatti spara il passaggio ma viene intercettato, e allora l'estensione d'attacco della formazione in maglia bianca con soli 14 secondi al termine dei 24 a disposizione per andare al tiro. Esce dai blocchi Beach, che in bello stile riesce a realizzare il canestro dell'8-2, quindi va in mini tentativo di fuga la squadra del Megabasket.it, che quasi recupera un pallone. Dall'altra parte invece è Fugate, che punta al canestro e dice: io vado là ai 3-0-5, vediamo se qualcuno mi impedisce l'azione. Così è, viene fissato un fallo a favore, due tiri liberi per Demetrios Fugate, che è una small forward, quindi un'ala piccola di 1,99, proveniente dal Guadalajara di Città del Messico. Non mi sembra tanto messicano questo Demetrios Fugate, probabilmente è americano espatriato in Messico per motivi cestistici. In attacco la formazione del Megabasket con Desmarais, che prova a spezzare un raddoppio, si spezza invece una clavicola nel tentativo di andare al tiro. Palla persa e dai bianchi, è recuperata invece dai verdi, che arrivano in attacco. Restandoci poco però, perché viene recuperato immediatamente un pallone dalla Megabasket. Il contropiede favorisce il layup del numero 17 Alexander Desrochers. Altro recupero per Megabasket.it,
sembra molto più in palla dell'avversaria. Spara lo Sputnik da metà campo direttamente. Beach. La palla da Aquilinia arriva più o meno a Royano. C'è anche il buco. Ha bucato il muro del palasport di Aquilinia. Organizza l'azione offensiva Purnell. Uno contro uno da parte di Almeida. Almeida deve mandare fuori il pallone. Purnell si accorge che stanno per scadere 24 secondi, allora ha forza la situazione, sbaglia, ma poi segue il suo rimbalzo e subisce il fallo del numero 19 Taijin Moses, che è un'ala piccola, un power forward di 2,04 metri, classe 86, che arriva da Mississauga Powers in Canada. Stiamo imparando geografia. A proposito, se qualcuno vuole scriversi su Facebook oppure su Twitter dove sia la Fedonia State University, da cui proviene Amir Billops, che ha giocato nella partita precedente, ci faccia uno squillo. Mentre sarebbe il caso che desse uno squillo la difesa della formazione in maglia bianca, che adesso si fa bucare troppo facilmente sulla linea di fondo con il canestro di Almeida. Altra difesa rivedibile per i verdi. Spara la tripla e la realizza anche Taijin Moses, che oltre all'altezza dimostra di avere anche una mano particolarmente educata pure dalla distanza. Se qualcuno di voi si perdesse e non sapesse dove sia Moses in campo, è facilmente rilevabile con le scarpe color giallo Anas fosforescente. Se vedete due piedoni che si muovono sul parquet, sono i suoi. E lui è Taijin Moses, 2,04 metri, classe 1986. In attacco la megabasket.it con Beach. Altro pallone perso, questo è arrivato al porto di San Rocco. 4,58 al termine, 5-13 il punteggio. Ritmi abbastanza blandi, non c'è ancora un padrone in questa partita, anche se la formazione megabasket.it ha 8 punti di vantaggio, peraltro meritati. Adesso recupera anche un altro pallone con il numero 17 De Rocher, che arriva a canestro ma viene respinto. Ancora Moses, sbaglia stavolta il tiro dai 6,75. Si invola in contropiede Smith, però ricordati che devi giocare col pallone in mano e non senza pallone. Adesso un po' di gioco non granché godibile da un punto di vista estetico. Tanti tiri forzati, tante iniziative individuali senza troppo costrutto. E il punteggio deve essere inchiodato sul 5-13. In attacco la formazione del megabasket.ed con il vivace Corny Beach, che arriva al canestro ma viene stoppato. E dall'altra parte in attacco Loron Smith, che è una guardia tiratrice di 1,90, va a sfondare. E sì che ha anche gli occhiali Smith, avrebbe dovuto accorgersi che c'era il difensore lì davanti, invece gli è andato completamente addosso. Minuto di sospensione chiesto dalla squadra del megabasket.it, 5-13 punteggio, 3,45 al termine del primo periodo. In attacco la formazione megabasket.it, 3,42 al termine del primo periodo. Arriva facilmente al ferro il numero 18 Jonas Berthe e regala il più 10 ai suoi. 5-15 punteggio. In attacco adesso la ginnastica mai senza maglia verde con Jordan, che scarica nell'angolo al proprio compagno
Woods sbaglia la tripla, a rimbalzo non controllano i verdi, allora può ripartire la megabasket.it con il numero 18 Jonas Berre, classe 1990. Bella azione, ben congegnata, solo che adesso Mele, a cui ho fatto i complimenti troppo presto, gli sfugge la boccia mentre stava andando a canestro e quindi palla persa, 2.50 al termine. Palleggio a destra e tiro in bello stile per Jovan Woods, sfortunato, la palla danza sull'anello ma poi esce. E allora Bere dall'altra parte per organizzare l'azione offensiva della Megabasket.it. Maglia bianca, 2.5 al termine del primo quarto. Ravier sotto canestro, il bel post up di George Seres, più 12 per la Megabasket.it. Prova di nuovo a frenare la emorragia Jordan, stavolta realizza la tripla del meno 9 dei suoi, 8-17, 2 minuti al termine del primo periodo. Ovviamente in attacco Ravier, Emerick Joseph Ravier, che regala un bell'assist a Mitrovic, e Mitrovic rende la pariglia, 8-19 il punteggio. Passi in partenza per Ray Graham, 1.45 allo scadere del primo quarto, 8 per la Ginnastica e Maisenza, 19 per la Megabasket.it. Ginnastica e Maisenza in maglia verde, Megabasket.it in maglia bianca. Bere arriva al ferro, scarica un tiro aperto per il compagno Alexander Mitrovic, che prima aveva realizzato, stavolta sbaglia. E dunque si ritorna in attacco con la Ginnastica Maisenza, che è allenata da Matteo Paticò e Derek De Polo, che adesso applaudono il bel canestro di Patterson. Dall'altra parte recupero difensivo ancora per i verdi, che quasi buttano via il pallone. L'estensione d'attacco, la Ginnastica è mai senza. Diamo anche uno sguardo ai quintetti, così per avere un po' di lettura migliore. La Ginnastica è mai senza in maglia verde di De Polo e Pratico, è in campo col numero 57 Wood, il numero 50 Smith, il numero 56 Almeida, il numero 49 Graham e il numero 52 Chris Jordan. La megabasket.it di coach De Raffaele, con Stefano Bartoli e Flavio Carrera come assistenti, è sul parquet con il numero 15 Gillaspi, il numero 13 Ravier, il numero 14 Seres, il numero 16 Mitrovic e il numero 18 Jonas Bere. 58 secondi al termine del primo periodo, altro post up per Graham, che si gira ma poi il ferro lo beffa impedendogli di realizzare. E già dall'altra parte Bere, regala un tiro aperto al compagno Ravier, che sbaglia la tripla ma segue al rimbalzo Gillaspi e realizza il 21esimo punto della Megabasket.it. Woods, tiro per Parnell, tiro sbagliato, resta, recupera invece l'imbalzo da Megabasket.it, deve accelerare i tempi, può andare fino in fondo, anzi 14 secondi al termine, giustamente chiama un tiro solo Mitrovic, 6 secondi, 5, andrà al tiro nessuno perché poteva farlo tranquillamente Seres, invece ha scaricato un pallone nell'angolo verso un proprio compagno, è intervenuta la difesa. Un secondo e 9 decimi al termine del primo periodo. C'è un time out con gli allenatori che vogliono sfruttare anche i centesimi, come è capitato nella partita precedente, allorché la formazione della In Punto Caffè è riuscita a
vincere la partita con un canestro realizzato avendo a disposizione solo 4 decimi di secondo per il 7-4-7-2. Un secondo e 9 decimi allo scadere del primo quarto. Vediamo cosa ha disegnato sulla lavagna Cosè Raffaele. Uno bello schema per Mitrovic, che va a realizzare, anzi da Chad Gillespie col numero 15 a realizzare il canestro del 23-10 per la Megabasket.it sulla ginnastica mai senza. Megabasket.it avanti di 13, 23-10 per la gioia di Matteo Zanini, Mister Megabasket. Secondo quarto al Palasport di Aquilinia, in campo la ginnastica mai senza in maglia verde contro la Megabasket.it in maglia bianca. 10-23 punteggio per i bianchi dopo i primi 10 minuti. In attacco i verdi con Parnell che va a prendersi il, anzi Chris Jordan numero 52 che va a prendersi il fallo che gli garantisce due tiri liberi. Gli allenatori della formazione in maglia verde sono Matteo Praticò ed Eric De Polo. I tecnici della formazione in maglia bianca sono Walter De Raffaele e Stefano Bartoli, mentre Smith realizza i tiri liberi. Chris Jordan realizza i tiri liberi. Entrambi a segno i personali del numero 52. 9:38 al termine. In attacco Megabasket.it spara la tripla Mitrovic, la sbaglia, si espone al contropiede chiuso da un bel layup da parte di Woods che va a realizzare e a mettere sul tabellone il 14° punto della ginnastica in mai senza. Adesso ancora Mitrovic prova la sortita sulla linea di fondo, sbaglia ma gli dà una buona mano il compagno col numero 14 George Seres che garantisce un extra possesso e va a fornirgli l'assist per il 14-25. 8:50 al termine del secondo quarto. Woods si spazia rispetto al difensore, andrà probabilmente uno contro uno ma tiene benissimo in difesa su di lui Emerick Joseph Ravier, canadese, classe 1,91, alto 1,91, classe 1986, che impedisce all'avversario di andare al tiro. Rimessa in zona d'attacco ma con soli 3 secondi allo scadere dei 24 a disposizione della ginnastica in mai senza. 8:38 al termine del secondo quarto. Allo scadere sulla sirena sbaglia il tiro Woods ma era un'impresa abbastanza disperata per cui si può ripartire con la formazione di Megabasket.it in attacco. Va completamente a vuoto la difesa ma il numero 14 della Megabasket George Seres si mangia uno di quei canestri che probabilmente avrei segnato anch'io. È già dall'altra parte la ginnastica è mai senza, ma Megabasket può recriminare per l'occasione sprecata del più 13. 14-25 punteggio, 8 minuti e 10 secondi al termine del secondo quarto. Non va a buon fine la sortita offensiva della ginnastica in mai senza. Dall'altra parte prova a farsi perdonare il numero 13 Seres che però sbaglia in entrambe le sue iniziative.
post up per Himes. Palla arriva dietro l'arco dei 6.75 a Jordan, che sbaglia però la tripla. 17.25 il punteggio, 7.28 al termine. Troppo aggressivo a metà campo Purnell, Victor Purnell, e fallo commesso. Mentre Pratico sostituisce il numero 49 Graham con il numero 55 Fugate. 7.23 al termine del secondo quarto. In attacco De Mare in palleggio sul tablocco di Gillespie. La palla arriva dietro l'arco dei 6.75 a De Rocher, che sbaglia la tripla, ma rimbalzo lungo favorisce ancora la megabasket.it, che resta in attacco. Post up per Gillespie, e Chad Gillespie subisce il fallo del numero 53 Geoffrey Luzitisa, che arriva dalla Mount Zion High School negli Stati Uniti. +17.27 il punteggio, più 10 per la megabasket.it a 6.43 al termine del secondo quarto. Purnell prova a inventarsi qualcosa, ma la difesa in maglia bianca recupera il pallone, scatena in contropiede il numero 17 De Rocher, che viene stoppato. La palla resta però in possesso dei giocatori in maglia bianca. Un po' di possessi, Mitrovic, palla De Rocher, ancora il numero 15, e è bravo in hesitation a realizzare Chad Gillespie da sottomisura, lungo la linea di fondo in zingarata. Il più 12 per la megabasket.it. Adesso perdono palla i bianchi. In attacco la ginnastica è mai senza con Purnell, che non trova spazi. È mancino questo giocatore. Adesso spara la tripla, la sbaglia, rimbalzo lungo è per il numero 21 Conti Beach, che lancia l'assist a Aleksandar Mitrovic, che va a realizzare. Luzitisa, viene intercettato il pallone e poi viene comunque mantenuto il possesso dai verdi. Non ha preso neanche il ferro questo tiro scoccato. Da Woods. Megabasket.it in attacco.
prova Demare a servire l'assist a il suo compagno con il numero 15, Chad Gillaspie. Palla però viene spedita oltre la linea di fondo, quindi può recuperare il pallone la ginnastica in maestenza e maglia verde Parnell. È il playmaker della squadra di De Raffaele e di Stefano Bartoli. Ecco ancora Parnell, arriva in zingata, Ferro sbaglia e rimbalzo è del numero 17 in maglia bianca, Alexander De Rocher, che fa ripartire la transizione offensiva della formazione megabasket.it, sprecata però dal numero 21 Courtney Beach, che perde palla, si espone al contropiede dei verdi. Rientra bene però la squadra di Pratico e De Polo. 4-18 al termine del secondo quarto, più 14 per la megabasket.it, 17-31, due falli a testa, quindi ancora due falli da spendere prima di esaurire il bonus per entrambe le formazioni. La rimessa di Woods per il numero 57-52, Jordan, che sbaglia la tripla. E allora è già dall'altra parte la megabasket.it con De Rocher che imposta l'azione. Per i blocchi alti De Rocher però arriva nel cuore dell'area, scarica nell'angolo per la tripla del numero 19 Tajin Moses. E Moses dimostra ancora la sua mano felpata per il 17-33, a 3-52 al termine del terzo quarto, del secondo quarto. Terzo quarto al Palasport di Aquilinia, in campo la ginnastica in maestenza in maglia verde contro la megabasket di maglia bianca. 26-37 punteggio dopo i primi 20 minuti e megabasket.it che inizia bene il terzo parziale con il canestro in tapping di Chad Gillaspie. Adesso Megabasket che recupera un altro pallone per l'attacco forzato della formazione in maglia verde, che però poi si fa subito recuperando un pallone. Non c'è grande tatticismo e secondo me neanche grande capacità di lettura delle situazioni in campo, e l'ho notato in tutte le partite qui a Aquilinia. È chiaro che questa è la prima giornata, sono le prime partite, sono i primi momenti conoscitivi tra i giocatori, che hanno bisogno di prendere un minimo di confidenza tecnica con i compagni prima di riuscire ad esprimere il proprio migliore potenziale. Però caro il mio Demetrios Fugate, lì sei da solo, 1-0, segnami almeno i tiri liberi. Grazie, secondo assegno, 27-37, 10 punti di vantaggio per la megabasket.it che si porta in zona d'attacco con 9 minuti da giocare nel terzo quarto. Salesse, la palla viene consegnata a Gillaspie, che gioca 1-1 con il numero 49 Graham, gli spara la sospensione in faccia e realizza anche il canestro del più 13, 28-41 per la megabasket.it. Bel taglio sotto canestro per Graham, che si fa perdonare l'errore difensivo precedente andando a realizzare il layup del meno 11, 30-41. Mentre Bere slalomeggia tra i difensori in maglia verde, e qui invece uno sprazzo di bei canestri 1-1,
Altro bel canestro, questo messo a segno dal numero 50 della ginnastica e mai senza Laurent Smith. Maglia verde che adesso con Fugate recupera il pallone, lancia in contropiede lo stesso Smith che confeziona un parziale di 5-0 e riporta i suoi a meno 8, 35-43, 7-40 al termine del terzo periodo. Ancora bene. Oh, da quando ho detto che non c'è grande gioco e grande capacità di lettura in campo, solo canestri di pregevole fattura invece. Meno 10 per la formazione maglia verde che continua. Devo avere svegliato l'orgoglio di questi ragazzi. E Woods non solo segna, ma poi si gira verso la nostra telecamera e mi dice: vedi che io so segnare, caro Giovonne. Noto questa cosa. Ancora bene, ancora canestro, stavolta viene abbattuto con perdite dalla contraerea della ginnastica e mai senza. 7 minuti al termine del terzo quarto, 38 i verdi, 45 i bianchi. Realizza dai 6,75 Taijin Moses. Taijin Moses che arriva dalla Mississauga Powers University in Canada. Adesso ancora Ron Smith che è indemoniato in questo terzo periodo. Tiene i suoi a meno 7, 40-47. Moses, sempre lui, sbaglia stavolta la tripla. Può ripartire la formazione in maglia verde con Woods. Pornell al ferro, non solo sbaglia ma commette anche fallo di sfondamento, è andato ad abbattere mezza difesa avversaria. A metà campo commette il pasticcio Kyle Desmarais, non solo perdendo palla ma anche commettendo fallo sull'avversario lanciato in contropiede. L'avversario era il numero 56 Almeida, che dunque poi va a prendersi la rimessa consegnandola a Giovonne Woods. Ecco Almeida, sempre lui. Serve il pallone al caldissimo Smith. Almeida al ferro, sbaglia, vola a rimbalzo Graham. C'era Smith lì da un quarto d'ora, ragazzi va bene tutto, ma poi sbaglia anche il tapping. Giusto così, gli dei del basket non potevano accettare un canestro, moralmente non potevano accettare un canestro simile. Adesso Graham quasi recupera il pallone. Deve scadere, deve tirare perché stanno per scadere 24 secondi. La formazione Mega Bucks e Caffè ci fa Desmarais, che sbaglia ma subisce il fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi a 5-21 al termine del terzo quarto. 40 ginnastica e mai senza, 47 megabasket.it. Sbaglia i tiri liberi, allora si torna in attacco con la ginnastica e mai senza. Deve recuperare 7 lunghezze, 40-47 a 5 minuti al termine del terzo quarto.
l'angolo, poi ribalta al lato per Woods che si prende la tripla sbagliata. A rimbalzo però c'è sempre Graham che è un fattore sotto canestro, e Graham porta i suoi a meno 5, 42 a 47, a 4 e 40 al termine del terzo quarto. De Male in qualche modo al ferro, arriva Beach, poi De Rocher mette in ritmo Gillespie, ma scadono i 24 secondi e allora rottura prolungata per la megabasket.it, mentre la ginnastica è mai senza, può andare in attacco per provare a ridurre ancora il gap che in questo momento è di 5 lunghezze sul 42 a 47 a 4 e 23 al termine del terzo quarto. Prova l'iniziativa individuale Fugate, la difesa gli dice di no e quindi Beach può tornare in attacco con la megabasket.it che si è salvata in questa circostanza. Non lo fa però in quest'altra, anzi sì, perché sbaglia Graham l'appoggio servendo in transizione offensiva Gillespie. Gillespie prende una mannaiata da Fugate, che ha commesso un intervento difensivo degno del miglior macellaio del Wisconsin, e quindi due tiri liberi per Chad Gillespie, ala di 2,1 di Oshawa Power, formazione canadese. Realizza i tiri liberi, 42-48 per la megabasket.it a 3,36 al termine del terzo quarto. E che brutto pasticcio per la formazione maglia verde, regala ancora un possesso alla megabasket.it, 42-49. Poco manca anche però da megabasket.it, non sprechi tutto come tende facendo i 5 secondi sulla rimessa. De More gestisce il gioco d'attacco dei formazioni maglia bianca, sbaglia la tripla Seres, e già dall'altra parte invece il velocissimo Woods che perde palla e si è dimenticato del pallone. Woods troppo veloce. 3 minuti al termine del terzo quarto, 42-49, è statale punteggio, anzi no, perché Gillespie vola a ribalzo offensivo per garantirsi il tapping del più 9 dei suoi. Ancora la formazione maglia verde che butta via un pallone sul passaggio di apertura, un po' di deconcentrazione per la squadra di Pratico e De Polo. Beach, Demore palleggia l'estro e tiro, spaziandosi rispetto al difensore, fatto molto 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 bene di tecnica. Nell'angolo Almeida spara la tripla da sbaglia e Gillespie rallenta i ritmi perché dice tranquilli che siamo già a più 11, mancano 2 minuti e 20 al termine del terzo quarto, gestiamo la situazione senza forzare iniziative, senza buttare via palloni. Beach allo scadere dei 24 secondi con il countdown scandito dalla panchina,
Beach va a prendersi il fallo della difesa e i due tiri liberi che possono consentire ai suoi di allungare ulteriormente. 2 minuti e 5 secondi al termine del terzo quarto. 42 la formazione maglia verde, 53 formazione maglia bianca, mentre per la megabasket.it in maglia bianca è rientrato il numero 19 Taijin Moses, che arriva dalla ormai mitica formazione del Mississauga Powers in Canada. Due su due per Courtney Beach. Nuovo più 13 per la megabasket.it. .56 al termine del terzo quarto. Almeida, la palla arriva a Jordan per Graham, che attacca di forza il canestro e va a depositare il layup del meno 11, 44-55. Beach ha un tiro aperto e dice: se mi lasciate tirare, ladies and gentlemen, io tiro e anche segno. Quindi bravo Beach. Poi dall'altra parte non arriva Gillespie per la stoppata ed è abile il numero 56 Almeida a far saltare il difensore e poi appoggiare al tabellone. Ma megabasket.it in controllo della situazione. Ecco, appena parlo bene di una squadra, questa mi butta via un pallone. Dall'altra parte Jordan, infrazione di passi in partenza. C'è un time out chiesto da De Raffaele e Bartoli sul punteggio di 46-58 per la megabasket.it sulla ginnastica in Maisenza. L'ultimo minuto di questo terzo quarto, più 12 per la megabasket.it, maglia bianca in attacco contro la formazione della ginnastica in Maisenza in maglia verde. Ottima iniziativa di Courtney Beach, che arriva al ferro in sottomano. Deposita il più 14, 45 secondi allo scadere del terzo quarto. In attacco Woods. Mette in ritmo il compagno col numero 52 Jordan, che sbaglia la tripla. Lotta al rimbalzo il numero 49 Roy Graham, ma è Courtney Beach a uscire dalla lotta al rimbalzo con il pallone. E adesso può gestire gli ultimi possessi del terzo quarto la megabasket.it. Moses da tre punti, che bel canestro. Ci sono ancora 3 secondi da giocare in questo terzo quarto. Prova Woods, ma sbaglia. Allora terzo periodo va in archivio sul punteggio di 46 per i verdi della ginnastica in Maisenza, 62 per i bianchi della megabasketcaffè.it. Ultimo quarto in campo ad Aquilinia, la formazione della ginnastica in Maisenza in maglia verde contro la formazione megabasket.it in maglia bianca, 46-62, più 16 per i bianchi dopo i primi tre quarti. Adesso prova Purnell a prendere per mano i suoi per un tentativo di rimonta. Il primo tiro viene cancellato dalla difesa. Beach chiama Moses al blocco, alto ripick del numero 19. Poi Beach decide che non vale la pena giocare con i suoi compagni, lo tira da 3 punti, sbaglia, ma a rimbalzo i suoi compagni, nella fattispecie lo stesso Moses, dicono: vedi che è il caso che giochiamo d'assieme, io mi impegno a rimbalzo. 6-4-4-6 per la megabasket.it sulla ginnastica in Maisenza. Smith è un ira di Dio stasera in attacco. Laurent Smith sta segnando praticamente tutto quello che gli passa per le mani. Se non ci fosse lui, la formazione maglia verde sarebbe sotto di almeno 20 punti. Però, se non si difende sul buon Taijin Moses, la situazione si fa comunque critica per i verdi di coach Pratico e De Polo.
8.45 al termine, 48-67 più 19 per formazione della megabasket.it. Che recupera un altro pallone perché si impappinano Purnell e Smith, consentendo al numero 13 Ravier di andare a realizzare il più 21. D'altra parte prova a metterci una pezza la formazione della ginnastica e mai senza, ma mi sa che anche sul meno 19 a 8.21 al termine del quarto periodo i buoi sono già scappati, o se non sono scappati hanno ormai già le chiavi della stalla e hanno aperto il portellone, per cui vedremo un po' se in questi ultimi minuti i verdi del Polo e Praticò riusciranno a rimettere in piedi la contesa, che in questo momento pare abbastanza segnata. De Male tacca il ferro, resta bene con lui il difensore. La scarica nell'angolo a Moses, che infila anche questa. E Moses sembra Greg Rice da quanti canestri riesce a realizzare in fadeaway. In attacco Parnell, bello stile l'assist per Chris Jordan, che appoggia il tabellone e realizza il meno 17, anzi scusate meno 20, 52-72.5-2, 7-2, 7-40 al termine del quarto periodo, in attacco da megabasket.it. Questa partita la All in Sport Summer League 2014, trofeo graffiti pubblicità. Moses, ancora lui, ancora una tripla e ancora canestro. E ormai lo ribattezziamo il Glenn Rice di Aquilinia. Fa viaggiare i suoi a più 23. Abbastanza demotivata anche la squadra in maglia verde della ginnastica e mai senza, anche se il buon Graham regala un assist a Luzi Tisa, che realizza i due punti. Luzi Tisa, che arriva dalla Mount Zion High School negli Stati Uniti. E adesso piccolo trivial quiz: chi è l'altro enorme giocatore uscito da Mount Zion High School negli ultimi, diciamo, 20 anni, così a occhio croce? Adesso non mi ricordo bene quale sia l'anno di uscita, ma certamente diciamo fine anni 90, metà fine anni 90. Mount Zion High School è uscito un fenomeno. Chi di voi mi sa rispondere, mi chiamate su Twitter, il mio profilo è @frantonizzo, scrivetemelo, oppure sulla pagina Facebook di FVG Sport Channel. .42 al termine del quarto periodo, 54 chi difende, 75 chi attacca. Bene, cerca di sfruttare il blocco di Seres, in qualche modo ce la fa. Bene, mette in ancora il buon Moses, a cui hanno detto: sì, ma tu tira, vai tranquillo, che tanto ormai sei in ritmo. E Tajin Moses dice: ok, mi piglio un'altra tripla. E a questo punto però Luzi Tisa decide che non è più il caso di farsi segnare in faccia da Moses e va ad abbatterlo con un fallo da becchino del North Carolina, mentre esce il numero 14 in maglia bianca a Seres e rientra Gillespie con il numero 15 in lunetta. Moses che segnerebbe occhi chiusi dai 6.75, stavolta però sbaglia il tiro libero.
segna il secondo. E segna anche il terzo. E adesso Moses viene sostituito da coach De Raffaele. Al suo campo, al suo posto, rientra in campo numero 14, George Seres. In attacco sul meno 17 la formazione della ginnastica in Maisenza, che prova ad accelerare i ritmi con Smith. Stavolta però Smith sbaglia, ha sparato tutte le sue cartucce buone nel terzo quarto e adesso non vede più il canestro. Lo vede invece come Beve, che realizza la tripla del più 26, 54, cosa ho detto prima? 17, ho sbagliato, matematica è un'opinione, ma d'altronde è la terza telecronaca quest'oggi e faccio un po' fatica anche con i numeri, perdonatemi. 54-80 comunque, più 26 per la megabasket.it, che si avvia alla vittoria. 5 minuti al termine di questo incontro, ancora bene Gillespie. Mitrovic non controlla il pallone, che resta comunque in possesso della formazione in maglia bianca. Si è messa dal fondo per Mitrovic, il post up di Seres, si sbutta e difende contro il difensore, tiene bene però fisicamente Woods e fa ripartire la transizione offensiva della ginnastica in Maisenza. Ancora palleggio a destra e tiro per Fugate. Fugate, bello stile, dice beh ma io ci sono, per il 56-80. Gillespie rolla verso il canestro, palla arriva in qualche modo a Mitrovic, che commette però infrazione di passi nel controllo. Sotto canestro, bello l'assist di Almeida, bello il taglio di Woods, bello il canestro. Vabbè, anche ottimi spunti la formazione della ginnastica in Maisenza e maglia verde. Il problema è che la difesa stasera ha fatto davvero acqua, come dimostra anche questa circostanza, con Seres che arriva al ferro ma poi sbaglia, graziando i difensori. Mentre dall'altra parte Jordan ci regala un'emozione con una tripla in precario equilibrio per il meno 19 dei suoi, che almeno provano a chiudere in crescendo. 4 minuti e 15 secondi al termine. Che non sia un quarto periodo all'arma bianca lo dicono anche i falli di squadra. Sono 2-1 per la formazione maglia verde, mentre adesso realizza la tripla Ravier. Torna più 22 la megabasket.it. Almeida attacca al ferro, sbaglia, il pallone però viene controllato da Graham subisce fallo, andrà in netta con i tiri liberi, o era considerato solo in fase di palleggio, chi lo sa. Lui si presenta in lunetta per togliersi ogni dubbio, e difatti gli arbitri gli consegnano due personali a disposizione. Realizzati entrambi, 6-3-8-3 il punteggio, 3-40 al termine del quarto periodo. Mitrovic attacca sul quarto di campo libero, bene in qualche modo controlla il pallone. Gillespie con la Seres che fa saltare il difensore, attacca al ferro, Seres sbaglia ma all'imbalzo Mitrovic prova a tenere i suoi attivi. D'altra parte tiro moschicida da parte del numero 55 Fugate, moschicida nel senso che ha ucciso le mosche del palasport di Aquilinia ma non è arrivato al ferro. 2.56 al termine.
Bene, tripla frontale, a segno il numero 18, e ormai è una mattanza. Chiunque alza la mano per la megabasket.it fa canestro. Almeida in contropiede, mentre chiunque alza la mano nella ginnastica in maiessenza sbaglia. 2 minuti e mezzo. Velocemente arriviamo. Ah sì, velocemente, insomma, neanche tanto, perché Bere commette una evitabile infrazione di 8 secondi. L'arbitro Bartoli gli dice: vabbè, però non posso fare a meno di fischiarti queste cose, caro Bere. E il coach Raffaele dice: caro Bere, vieni in panchina a riposarti, va che ti vedo un pochettino centrato. Chissà cosa deve pensare, cosa devono pensare Praticò e De Polo sulla panchina dei Verdi dopo che hanno visto questa ciofeca offensiva per i giocatori in maglia verde. La ginnastica è mai senza Seresse, un paio di passaggi per Mitrovic, secondo dei quali va a segno. 2 minuti al termine, più 25 per la megabasket.it, che chiude in totale surplus. Dall'angolo invece si fa ancora notare il numero 52, Chris Jordan, che dimostra di avere una discreta mano, un discreto stile. Qualcuno di voi è riuscito a rispondermi su chi sia l'altro grande giocatore, l'altro insomma il grande giocatore uscito da Mount Zion High School nel North Carolina a metà degli anni 90? Il mio profilo Twitter dice che ancora nessuno si è prenotato. Vediamo un po', avete ancora 1 minuto e mezzo per farlo, se no poi dovrò dirlo io, ma il concorso svanirà. Un minuto e 24 secondi al termine. Se serve porto anche il Mastro Lindo per pulire il parquet lì, perché insomma va ben tutto, va bene asciugare, ma finiamo questa partita a 1 minuto e 24 secondi a giocare. Anche i giocatori non vedono l'ora di andare sotto la doccia. Più 22 per la megabasket.it sulla ginnastica in maiessenza. Sfugge la boccia a Jovan Woods. Forse più che asciugare il parquet era meglio asciugare il pallone. Ultimi 70 secondi di partita. Demore. Demore a canestro, sbaglia il rimbalzo e di Luzi Tisa. E allora tocca dirlo a me, perché nessuno si è prenotato. Mount Zion High School, anni 90, usciva niente po' di meno che, ladies and gentlemen, The Big Sleep, Tracy McGrady. Era proprio lui. Tra l'altro Mount Zion ha prodotto tanti notevoli giocatori. Ce n'è anche un altro, che è Marquise Daniels, che mi pare abbia vinto un titolo NBA con i Dallas Mavericks. Potrei sbagliarmi, ma comunque ex Dallas Mavericks. Marquise Daniels è Tracy McGrady e adesso questo Luzi Tisa, che non avrà certo la classe dei due predecessori con la Mount Zion, ma insomma un giocatore che può dare una mano a livello più basso, ma può dare una mano. 42 secondi al termine, più 22 per la megabasket.it. stancamente ci avviciniamo alla fine dell'incontro. Siamo tutti pronti per la grigliata fuori dal palasport di Aquilinia, messa a disposizione dagli amici della All in Sport Summer League, trofeo Graffiti Pubblicità 2014. Non vuole regalare nulla all'avversaria la formazione in maglia verde, e allora Gillespie deve guadagnarsi i tiri liberi subendo fallo.
sbaglia, ma Seres tiene in attacco i suoi. Continuano ad attaccare Demore. Ancora Seres, altra infrazione di passi, però anche per gli arbitri è giunta l'ora di andare sotto la doccia. 8 secondi allo scadere dei 24, ci sono circa 5 secondi di discrepanza tra il cronometro del 24 e quello della partita. Gillespie spara un tiro moschicida, ha ucciso le mosche del Parasport, ma non è arrivato al ferro. E allora adesso, negli ultimi 5 secondi, salutiamo solo ed esclusivamente la vittoria della Megabasket.it sulla Ginnastiche Mai Senza, 8-8-6-6 il punteggio finale. Salutiamo tutti gli amici, ringraziamo la All in Sport di Trieste per l'organizzazione. Noi ci sentiamo per le prossime partite qui alla Summer League. Trofeo Graffiti, pubblicità.